qui sono molto, molto jungle, quindi insomma balzellanti, si dice così. Sì. Secondo te, Emiliano, visto che sei anche tu, ci sei con noi? Sì, anche se non si vede in webcam, c'è sempre. Sono dall'altra parte, ragazzi. Oggi lui è passato dall'altra parte. Sono vicino a Marietta. Già che dalle spalle le modelle, è passato dall'altra parte. Cioè, mi stanno boicottando. Non è vero, anzi. Allora, ragazzi, qua con le chitarre sono i Rebel Roots, usciti da poco con l'album, per chi si fosse collegato adesso, e sono qua presenti in studio e stanno facendo degli ottimi live. Prima abbiamo sentito Tu lo sai, che passeremo, l'ho promesso, quindi lo dico anche in radio, in rotazione grande, nonché speriamo in classifica, perché la classifica, come sapete, su Radio è votata dagli stessi ascoltatori. Ah, quindi no, non abbiamo influenze, allora. Non abbiamo influenze dall'alto, la mettiamo... No, è una classifica democratica. Possiamo permetterci di fare quello che vogliono le persone, quindi le persone che ci ascoltano. Fantastico. Che sono alla fine il movimento, quello dal basso verso l'alto. Mm-hmm. E proprio di questo volevo parlare. L'hai visto la copertina del CD, vero? La copertina del CD l'ho vista, ne sono rimasto molto colpito, mi piace un sacco. Allora, facciamogli delle domande a loro. Yeah. Allora, la copertina ha l'albero, chiaramente. Certo, no? Albero. E questo rappresenta un po' noi, no? Rebel Roots, le radici, ma che sono molto ribelli, nel senso che sotto vanno anche dove vogliono, perché va bene il reggae, ma al di là di... ci sono altri generi, come hai detto, dubstep, rock, funk, quindi diciamo che non è dritto, va da tutte le parti questo genere qua, che almeno influenza. Speriamo, ha tante influenze, ecco. Poi abbiamo voluto fare una copertina, anche i colori sono molto beige, cioè ci ricordano un po' la nostra terra, no? Anche le montagne, no? Tutta questa cosa qui, quindi abbiamo incentrato un po' il discorso. Ho visto nella copertina dell'album che le radici sono quasi più profonde o più lunghe dei rami e del tronco. Perché come si diceva prima, senza radici l'albero cade. Esatto. Ma poi tu la conosci? La... Sì, no, è vero, però la sapete la storia del baobab? No, se la racconta così impariamo. Gli africani. Aspetta, no. Base per il baobab. Base baobab, racconta Emiliano Arieta, vai. No, è una cosa seria. Ok, dai, base, il racconto del baobab. Di ve la faccio, ve la... Ragazzi, voi non mi potete vedere, ma io sto picchiando la testa contro il tavolo. Il baobab. Non ce la faccio. Amici, Emiliano Arieta racconta il baobab. No, basta, mi avete rovinato la poesia. Era una cosa molto interessante, perché il baobab, avete presente com'è l'albero? È l'albero più grosso che c'è in Africa. E sembra che sia un albero capovolto. Gli africani difatti dicono che quell'albero era talmente alto che oltreggiava gli dèi, e allora gli dèi l'hanno girato a testa in giù. Bello. Questa è la storia del baobab. Bello. Incredibile, ragazzi. Non lo sapevo. Bello. Io ho due radici in camera da letto, forse è un baobab da grazie qualche parte. Grazie di avermi affossato l'intervento, che era un intervento serio, un intervento da non è mai serio, un minimo di leggenda, un po' di chiacchio, me l'avete distrutto. Distrutta. Ma ragazzi, chi la fa l'aspetti? No. Io ti sto ammirando, io me lo sto guardando solo lui. Sto guardando, non mi cango un po' d'asso. Lui è strabico, ce l'aveva con Marietto. Sì, difatti sono girato alla vetrina, ma in realtà non guardo te, guardo le tipe fuori. Senti, allora abbiamo la copertina e l'album qua in diretta per chi è collegato con la webcam. Adesso io vorrei partire con un live. Oh yeah, dai, ne facciamo un altro. Facciamo musica, va bene? Come mai volete dare la giustificazione? Ma diciamo che è la nostra musa, quindi le abbiamo dovuto dedicare anche a lei una canzone. Ecco. Che tu ci sei nella mia testa, nei sogni miei, cavalco l'onda dell'immensità, musica cara la mia verità, esprimo in te quello che so, volo nel cielo e mai cadrò, non trovo muri e ostacoli.
musica la grande chiave che mi aiuti ad esprimere il mio pensiero, e parlare con la gente, ascoltare, perdonare, riunire le persone disposte a continuare a lottare, andando contro questa terra popolata da persone che non sanno stare senza la violenza, alla violenza, in questo mondo considerata una potenza, vedendo la luce che ti porta a vivere sempre in libertà, e rispetto della gente di qualsiasi diversità, ti fa sorridere, ti fa rivivere, ti dà la forza per combattere e resistere, la tua sempre elevare, che dal basso ti fa rialzare, pensa forte nelle vene, ti fa sentire un animale, questo è il passo che ti riempie, non ti fa muovere le gambe e ti rivela la mente. Questa è la musica, arriva!